credo che siano meritati questa storia del caffè a 50 gradi, 100 gradi. Come... E adesso parliamo, diamo la parola a uno dei più cattivi di tutti, perché è il presidente delle imprese di fabbricazione di prodotti per la distribuzione automatica. Se non sbaglio è quello che ingrassa i nostri bambini più o meno. Sì, certo. Tutta colpa sua. Ovviamente, no, io... È tutta colpa sua. Non mi sentite meglio, però... No, devono sentire. Innanzitutto volevo riprendere quello che ha detto il Presidente Pace, perché da Emiliano vi siamo vicini, nel senso che l'abbiamo passata anche noi, però la cosa che fa, passatemi in termine, incazzare di più è che sì, se ne parla, ma poi alla fine ci si dimentica. E la Romagna, da questo punto di vista, è stato un esempio, noi ci rimbocchiamo le maniche e poi le cose le facciamo. È saltato, questo tema è saltato fuori più volte oggi. Le nostre imprese le cose le fanno da sole, sono resilienti, vanno avanti, affrontano i problemi. Vi faccio solo un esempio: questa fila prima era piena di politici, di rappresentanti delle istituzioni. Sono arrivato io, non c'è più nessuno. Quindi per dirvi che poi alla fine le cose, insomma, siamo abituati a farle da sole, e non solo come compagnie di gestione, ma anche come aziende che producono poi e che fabbricano i prodotti che stanno all'interno dei distributori automatici. Io mi ero preparato qualcosa che, come al solito, è saltato, perché ho sentito un sacco di cose interessanti, e soprattutto questi momenti sono quelli in cui, nonostante io faccia parte di questa associazione, vi garantisco sono orgoglioso di far parte di questa associazione, da tanti anni imparo sempre qualcosa di nuovo, perché a stare con voi, a partecipare a queste cose, si impara sempre qualcosa di nuovo, oltre alle cose nuove che insieme poi in questi anni abbiamo fatto. Il Presidente Muller l'ha detto anche l'Onorevole Fiocchi, e io lo dico spesso: le cose facili noi siamo capaci di farle o no? Praticamente mai. Noi siamo solo capaci, e sto ovviamente parlando dello Stato, di chi dovrebbe esserci vicino e delle istituzioni, di complicarci la vita. Non siamo capaci di fare le cose facili. Un'altra cosa importante che ha detto il Presidente Muller è il buon senso. Noi dobbiamo usare il buon senso, e noi lo facciamo tutti i giorni. La distribuzione automatica a memoria è nata negli anni 60, il primo distributore, spero di non dire una castroneria, vado sempre a memoria, è stato installato nel 1963, se non ricordo male, e distribuiva solo caffè. Poi è arrivata l'acqua, poi sono arrivate le bibite, e poi sono arrivati tutti gli altri prodotti. Nel corso di questi anni è cambiato il mondo, è cambiata la distribuzione automatica e sono cambiati i prodotti, e le aziende fabbricanti dei prodotti sono sempre state vicino alla distribuzione automatica, perché sono parte della distribuzione automatica. Non a caso i prodotti vengono venduti in confezioni e con grammature diverse, che normalmente sono monoporzione, ovviamente, per questo tipo di mercato, per le esigenze che ha questo mercato. E quasi sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, questi prodotti sono nati insieme a chi gestisce il distributore automatico, proprio perché ci sono delle esigenze particolari. Nel corso degli anni poi ovviamente l'offerta è cambiata, quindi sono arrivate anche le bevande, le bibite a ridotto contenuto calorico, quelle senza zucchero, la frutta secca, adesso mi viene in mente, e la frutta disidratata, le barrette ai cereali o quelle a contenuto energetico, cioè non solo le patatine, fermo restando che le patatine sono il mio
prodotto preferito, ma perché voi? Perché il distributore automatico, e anche qua è già saltato fuori, e viene dato quasi per scontato. Quello che c'è all'interno di un distributore automatico, che noi possiamo trovare normalmente con un packaging diverso al supermercato, perché i prodotti poi alla fine sono quelli, e quello che c'è dietro al distributore automatico viene dato per scontato. Noi spesso schiacciamo il pulsante, attendiamo l'erogazione e poi ce ne andiamo. Fatevi un giro nei supermercati e guardate, anche questo l'ho detto un sacco di volte, quanta gente si ferma a leggere le etichette. Il problema non è leggo l'etichetta, il problema è che non la so leggere, non so cosa sto leggendo. Io guardo il termine minimo di conservazione, che è il TMC, e dico che il prodotto è scaduto. Non è vero, la scadenza è una cosa, da consumarsi preferibilmente entro il è un'altra cosa. Spesso noi diciamo cose senza sapere, o leggiamo cose senza sapere cosa stiamo leggendo e di che cosa stiamo parlando. Noi diciamo che dentro, adesso cito la Fiesta perché è una delle cose che mi piace di più, però c'è una cosa che fa male, ma qual è? Chi te l'ha detto? Perché? Hai studiato, sei andato a cercarlo, l'hai guardato da qualche parte, sei convinto di quello che stai dicendo. E poi noi siamo un popolo che normalmente partiamo da un granello di sabbia e poi alla fine al decimo interlocutore abbiamo costruito un castello, perché siamo un po' così, fa parte delle nostre prerogative. Ora, e chiudo perché sennò qua non finiamo più, le aziende che fanno parte del gruppo che rappresento, che è quello di fabbricazione di prodotti per la distribuzione automatica, rappresentano l'eccellenza italiana. Ci sono tantissime altre aziende che non sono associate a Confida e che producono prodotti che possono andare in distribuzione automatica, che sono altrettanto eccellenza italiana. E torno al discorso del Made in Italy. La filiera è completa. Noi abbiamo aziende che, ripeto, sono l'eccellenza. L'eccellenza non sono solo le aziende che però producono e vendono i prodotti all'interno del distributore automatico. Ricordiamoci che oggi, ancora oggi, il 65-70% delle erogazioni è dato dal caffè e dall'acqua minerale naturale, quindi quantità decisamente importanti. Queste aziende lavorano e vendono i propri prodotti in altri canali dove sviluppano un fatturato decisamente diverso. Abbiamo per esempio citato i supermercati, però restano eccellenze, così come, e non ho clienti in sala, quindi posso dirlo tranquillamente, voi rappresentate l'eccellenza. Noi mettiamo i nostri prodotti dentro i distributori automatici, ma l'eccellenza siete voi. Grazie. Grazie.